Basta, senti, non farò ridere qui tanto. Dunque, questa è l'intro del video. È buio perché la stiamo registrando a fine delle due uscite che abbiamo fatto. Visto che ce ne siamo scordati. Che vedete tutto in uno, questo sì, video che stai sì, guardando. Sì, esatto. Stiamo andando, o meglio, siamo andati in un tratto del Mugnone cittadino, quindi un fiume piccolino che scorre per Firenze, e a cercare appunto qualche bel cavedano. A Mosca. A Mosca. Secca. Sì, secca. E tutti e due video al calasole, come avete notato, perché ci siamo. Sì, come noterete, perché sono dei momenti che abbiamo scelto in base all'esperienza e abbiamo notato appunto che a quell'ora, come spesso accade, i pesci si attivano di più e cacciano di più. Speriamo che il video vi piaccia e niente, ci vediamo alla prossima. Com'è? Ah. Eh? Mi mostri in camera che carino. Ah. Però non riesco a registrarti così. Ah, lo so. Ah, ce l'avevi. Ah. Pareggiamo, non so sti miei problemi. Quanto è macro? È macro magro. Ehi, è tutto da nero, cioè. Vabbè, dai. Vabbè, dai. Tu, hai preso? Dai qua. Guarda dove sono tutti. Fammeli scappare, mi raccomando. Come scusi? Regà, è lo stesso o sbaglio? Cambiata mosca, ho messo una un po' più da correntina, leggermente più grande, perché mi ero rotto il cazzo di vedere la mosca che affondava perché si impregnava d'acqua. Il fatto è che si è già impregnato. Dura. Dorca. No, no, no. Vedo ragazzi, lo rifiondo da sotto. Prima che sì. Ah, è stonfo. Questo magari voleva evolversi. Io direi di proseguire un pochino. Intanto ogni volta che passo cerco di buttare giù queste piante, almeno scassa il cuore.
Attento, muoglielo un pochino. Sì, sì. Abbiamo notato che quelli grossi vanno piano e quelli piccoli fanno lo stonco. Comunque, a meno che non sia risalito, c'è ancora quello dell'altro giorno. Dici? Tra l'altro non ha una faccia nuova quel tipo. Non mi ha una faccia nuova quel tipo. Non mi ha neanche una faccia nuova. Non ci sono ancora le carte in frega. Sì. No, non le vedo. Da un 10 minuti. Yes. Ho lanciato in mezzo al branco ed è piano piano venuto su questo cavedanello, molto più piccolo in confronto a quelli che abbiamo preso le volte scorse. Punto in punta, la solita mosca di sempre, che prima o poi, visto che ho dire il nome, non me lo ricordo mai. La prossima volta si chiede a Stefano. Eccoci. Faccio vedere al volo e poi rilasciamolo. Sì. Non abbiamo tempo da perdere. Cavedanello. Carino, dai, rilascio. Partito. Sensation? Piccolino, però insomma. Meglio di nulla. Poi ti ammazzo, io voglio anche senza il biglione. Quindi nell'occhio. Vieni. Piccino, che piccino vediamo. Vieni, prova a portare anche avanti. Vai. Voglio schiuma. Lo portiamo laggiù o? Sì, dai, almeno facciamo anche. Cioè ne approfittiamo per calmare anche le acque. Vuoi ritratto o normale? No, normale. Mi vede come sei. Secondo me questo è piccolino, però potresti anche tenerlo con una mano, eh. Sì, così. Sì, è un attimo. Prima voglio slamarlo. Ma anche con la mosca, è ganza la cosa della mosca. Eccoci. L'altra volta. Slamato. Vabbè, pazienza. Non l'ho ripreso il video. L'altra volta l'ho presi. Secondo me qua sotto, eh. No, l'ho visto schizzare. L'ho presi con una mano, ti ricordi? Sì. Qui l'ho preso. Blam. Comunque l'ho preso, l'importante sì. Si è visto anche in video. Cala sole dai suoi. Guarda dietro come vanno tutti, incredibile. Sì, sono anche tentato di lanciarli dietro, vedere se. Tirami giù. Lì. Ma se no ve lo faccio vedere col culo, ragazzi. Il mio, forse proprio piccolo. Però comunque è un pesce discreto, eh? Sì.
Guardate, la mangia. Vedete dov'è la mosca? Questa è la mosca che ho utilizzato, era un po' bagnaticcia però. La selce? No? Sì. Sì, un selce. Adesso facciamo una fotina e poi lo rilasciamo. Guardate come sta più tranquillo rispetto a quello di oggi. Allora, se rilasciamo questo bel pesce... Vuoi metterlo nel guadino per rilasciarlo magari? Sì, faccio meno casino sicuramente. Rilasciamo il guadino, lo rilasciamo dal guadino. Lento? No, com'è? Silenzioso o indoloroso? Sensazioni? Un bel pesce, dai. Mi sentivo sconfitto da questo bastardo un'altra volta. Invece un pesciottino l'ho fatto anche io. Adesso proseguiamo perché... Sta facendo più buio, il calasole sta funzionando. Quindi dobbiamo... Ci vedono meno. Dobbiamo sfruttare al massimo questi questi ultimi minuti. Andiamo. Oh, Ale l'ha preso, ragazzi. Adesso cerco di... insomma, era un po' di più. Guarda che pesce c'è dietro. È lui che mi ha mangiato, la bestia sta. Sono tutti dietro. E come fai però qua? Guardate che pescione ha preso Ale, ragazzi, incredibile. Avvicinamelo. Vieni più vicino, più vicino, più vicino. Oh, ha preso. Guardate che animale. Bella Brodier, eh. Porta mola. Occhio alla canna e l'ho lasciata in terra, eh. A destra, da qualche parte. Occhio, occhio, occhio. Ci sono anche fili. Bel pesce, cazzo, eh? Guarda che misura, c'è il metro, per curiosità. Questo pesce bello a mosca, ragazzi. Eh sì, eh? Tirava? Ma non particolarmente. Guarda come ha mangiato. Ho visto, in punta. L'ho ripreso. Incredibile. La mangiamo piano piano, come hai detto te. Ok, rilascio. Un altro ultimo sguardo a questa meraviglia. Ora si rilascia. E se ne va. Pause. Abbiamo assistito a una scena che forse non volevamo mai vedere. Quest'uomo, mentre pescavamo, è partito con quelle reti da lancio, sapete quelle che usano nei video americani, probabilmente avete visto. E di repente c'era questo che... C'è ancora. No, c'è ancora. Stava pescando con le reti, con la rete da lancio. Noi gli abbiamo detto... Sa che quello sta facendo illegale, ci ha detto di andare via. Era straniero, si vedeva, si sentiva e poi si vedeva anche. Cioè non parlava italiano, nel senso. Ho detto che parlava poco l'italiano. Ora siamo qui e vediamo se conviene o meno chiamare delle autorità. Perché sinceramente questo posto è bello, ci sono dei pesci enormi. Enormi e interessanti. Io questo con le reti ce li prende tutti. Cioè in una notte può fare piazza pulita. Sì, perché lo spazio in cui vivono è veramente ristretto e... Non hanno praticamente modo di scappare. Quindi ora vediamo un attimo cosa fare, glielo ridiciamo dal ponte. Se non si leva dal cazzo o si chiama chi di dovere. Comunque la giornata, l'oretta è andata bene. Sì, abbiamo preso quello che avevi visto. E... Quindi 4, 5, cioè 6. Italia 3. Italia 3, uno un pochino più piccolo mio. Un altro più piccolo mio. Sì, diciamo un 6 in un'oretta e mezza, non ci siamo stati, sono usciti. Quei due erano proprio belli. 3. Sì, insomma. Tu, anche il tuo secondo era veloce. E niente, noi speriamo che questo video sia piaciuto. Sì, è brevissimo, però ragazzi. Però eravamo intenzionati ad andare in Arno, poi abbiamo visto che non era il caso e quindi siamo venuti qui a pescare i cavedani a Mosca. Divertente, però ci siamo divertiti. Solito posto, solita zona, solita ora. No, solita ora no. Stavolta quello che ha fatto differenza è stato probabilmente il calasole, abbiamo pensato. E quindi niente, noi speriamo che questo video vi sia piaciuto, se così fosse lasciate tanti like, commentate, condividete il canale con gli amici pubblici incaricati per tutti quelli che volete. E alla prossima.